La cheesecake è sicuramente uno dei dolci più semplici e più apprezzati. Oggi ti darò la mia versione pan di stelle, un dolce senza gelatina che tiene la fetta ma morbido per non sbagliare più. Iniziamo a sciogliere il burro a fuoco minimo, puoi farlo anche in microonde. Prepariamo i pan di stelle tritandoli in un mixer, se non ce l'hai, tra due foglie di carta forno con un mattarello. Riduciamoli in polvere finissima, versiamoli in una ciotola ed aggiungiamo anche il burro. Posiziona il cercaapribile sul piatto da portata, versaci dentro i biscotti e compatta bene, riposa in frigorifero. Nella ciotola pulita pensiamo alla crema che sarà composta da ricotta, quella che preferisci, e mascarpone, metà e metà. Fatto dopo nel video non si vede, mi raccomando scola sempre il liquido che trovi nella confezione di ricotta e di mascarpone. Aggiungi lo zucchero ed impasta per qualche minuto per ammorbidirla bene. Riprendiamo la base che si sarà ormai compattata, versiamo la crema e livelliamola. E di nuovo il riposo in frigorifero. Trascorse le nostre ore, togliamo lo stampo delicatamente, se fa fatica aiutiamoci con una lama liscia e iniziamo a decorare con i nostri biscotti. Non ti preoccupare perché in descrizione ti do anche la variante senza glutine e senza lattosio. Trasferiamo la crema pan di stelle in un conetto ed iniziamo a decorare. Io ovviamente l'ho fatto anche per un effetto scenico del video, tu puoi farlo semplicemente con un cucchiaio. Ed eccola qua, alzi la mano a chi non piace. Ovviamente questa è la ricetta base che puoi andare a personalizzare in tutti i modi, anche con frutta. Non avrai più problemi che si scioglie sul piatto. Comunque, se hai ancora dubbi, scrivimi nei commenti, ti rispondo molto volentieri. Ti ringrazio infinitamente per aver scelto il mio video, ci vediamo qui giovedì prossimo. Mi puoi suggerire anche nei commenti la ricetta che vorresti vedere. Per conoscerci meglio, vieni anche a cercarmi su Instagram.